16 maggio 1916. Francia e Gran Bretagna firmano l'accordo segreto Sykes-Picot, dal cognome dei diplomatici che lo ratificarono. Con l'assenso della Russia zarista, terzo lato dell'intesa, le due potenze decisero le rispettive sfere di influenza in Medio Oriente, dopo il crollo ritenuto a buon diritto imminente dell'impero ottomano. La suddivisione delle aree di influenza prevedeva alla Gran Bretagna la zona costiera tra il Mediterraneo e il fiume Giordano, oltre a Giordania, Iraq meridionale, area dei porti di Haifa ed Acri. Alla Francia spettavano Turchia sud-orientale, Iraq settentrionale, Siria e Libano. Un'esplosiva miscela di presunzione e aspirazioni che innescò il piano di spartizione del Medio Oriente ideato secondo progetti territoriali dettati da esigenze belliche temporanee, come narrato dalla leggendaria figura di Lawrence d'Arabia, dopo i rovesci in Mesopotamia, ad esempio. Eppure, nonostante gli scenari nuovi decretati anzitutto dalla rivoluzione russa, i vincitori si appigliarono proprio all'accordo Sykes-Picot per ridisegnare l'intera area medio orientale dopo la Prima Guerra Mondiale. Il risultato fu la creazione di stati disomogenei. Tra gli storici è ancora diffusa l'idea che molti guai, anche contemporanei, del mondo arabo siano stati causati da quei diplomatici che disegnarono le frontiere senza considerare le complicate divisioni religiose e le reti tribali che si sovrapponevano nella regione.